casi segreti, missione Puglia, operazione masseria contemporanea. Siamo a Corato con l'architetto collega Michelangelo Olivieri che ci racconterà il progetto di oggi. Il tempo è buono, le premesse sembrano eccezionali, definiamo la committenza e poi entriamo immediatamente in questo progetto che è tua opera prima e che hai realizzato ex novo. Esatto, la committenza nello specifico era ed è ancora una committenza molto giovane. Quando si sono rivolti a me qualche anno fa ormai erano poco più che ventenni. Io ero laureato da non moltissimo, ma loro avevano questa idea, questo progetto forte di voler fondare una casa e che fosse anche la fondazione di un nuovo nucleo familiare. E c'era tutto da immaginare per un futuro che presentava insomma molti interrogativi. Eccoci all'interno. Esatto. La prima cosa che colpisce, la luce, è il gioco su due livelli. Quindi è organizzato il progetto su un livello che chiamiamo quota 0 e un livello che sarà una quota 1. Quota 0 tutta la zona giorno, living e pranzo, cucina. Quota 1 la zona notte e un jolly del quale daremo più specifiche più tardi. Esatto. Iniziamo a raccontare come l'hai vista, come sei stato portato ad organizzare questa parte. Allora, intanto i livelli, per poter essere ancora più dettagliati nella descrizione, sono tre, perché siamo già su un livello intermedio. Siamo entrati su un livello, quello a quota più bassa, nel quale avevamo desiderato di posizionare alcune funzioni, tra virgolette, più tecniche, come la zona pranzo, il pranzo esterno, più alcuni locali che sono annessi, come il garage, la lavanderia, eccetera. E invece di spostare la zona più qualificante della villa su questa pedana in tech e sfruttare tutta l'altezza dell'abitazione per dar vita. Arriviamo quasi a 6 metri, poco meno di 6 metri insomma. Abbiamo voluto sfruttare proprio come fosse una zona soppalcata questa doppia altezza, sfruttando tutto quello che ci era concesso per normativa. Quindi la prima cosa, che al di là della disposizione della living TV, il pilastro portante che hai arrotondato e smussato per renderlo più malleabile, più domestico, più morbido, ecco. Assolutamente. E permettere poi le fruizioni intorno. Ma ecco, qui entriamo in quello che è il paradigma della masseria. L'espulsione esterna di quel volume che specularmente è avvenuta anche all'interno e che contiene, come ben si vede, la canna del camino. Sì, esattamente. Questo è tutto pietra di Trani. Volevamo proprio mettere in risalto alcuni elementi, volevamo che si leggessero sia all'interno che all'esterno. Abbiamo, per pochi mesi dell'anno, grazie a Dio, delle forti escursioni termiche, diciamo nei mesi più freddi che vanno da dicembre a febbraio. Qui fa anche insomma abbastanza freddo. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire questo elemento, che è tutt'altro che superfluo di abbellimento, ma viene sfruttato costantemente durante il periodo più freddo.